Era rivolta a tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado il seminario di formazione e informazione su prevenzione e sicurezza nelle scuole che si è svolto questa mattina presso l'aula magna dell'Istituto Cornea al Polo Leonardo. L'incontro, promosso dalle sigle sindacali FLC-CGIL, CISL Scuole, UIL Scuola Rua, ha voluto sottolineare l'importanza della prevenzione sul tema della sicurezza nella scuola a 360 gradi, dagli edifici fino all'incolumità di studenti, professori, tecnici di laboratorio e tutti gli addetti che lavorano negli istituti. Abbiamo pensato a questa giornata di informazione e formazione per tutto il personale della scuola proprio per mettere in evidenza le varie problematiche a livello di sicurezza presenti nelle nostre scuole. Lavorare nelle scuole vuol dire rispondere della propria sicurezza, ma vuol dire rispondere anche della sicurezza di minori molto spesso, e questo è un elemento caratteristico. La scuola non è un luogo di lavoro come tutti gli altri, evidentemente. Oltre a badare a se stessi, bisogna badare anche a qualcun altro che non ha chiaramente le stesse capacità di una persona. Sono adulta. Una giornata voluta, pensata e sostenuta dalle organizzazioni sindacali confederali per cercare di inculcare al personale scolastico l'idea della prevenzione alla sicurezza. Crediamo che il problema della sicurezza parta da una cultura non tanto della sicurezza ma della prevenzione e attraverso la prevenzione si possa arrivare alla sicurezza. Quindi compito fondamentale da parte delle organizzazioni sindacali è di entrare diciamo legittimamente in tutto il percorso dell'informazione e della formazione, perché si crei in ogni contesto lavorativo, e la scuola è un contesto lavorativo, una cultura di prevenzione, una cultura di sicurezza.